Questa mattina facciamo un video particolare, un piccolo esperimento, si chiama il piccolo consiglio di oggi. Mi piace questo tipo di video che inizieremo da oggi e cercherò di farlo appena possibile, perché praticamente ognuno avrà il consiglio relativamente alla sua domanda. Voi direte sì, ma il consiglio è lo stesso, ok, perfetto, ma voi avete mai provato a far leggere 10 persone differenti, anche 20, in una classe di scuola un romanzo e chiedere ad ognuna, senza che diciamo abbiano avuto modo di discuterne insieme, di ripeterlo? Vedrete che ciascuno avrà recepito, sì, per sommi capi, l'informazione di base, cioè se l'eroina muore, vive o è felice, la può comprendere chiunque ed è ovvio che quella è un'acquisizione comune, ma ciascuno l'avrà vista con i propri occhi e ciascuno avrà visto la storia cucendola un pochino addosso a se stesso, quindi adattando un po' il vestito alla propria situazione e poi passandolo attraverso il filtro dei propri sentimenti e del proprio vissuto. Poniamo il caso che si tratti di una storia struggente d'amore, il ragazzino che sta pensando alla partita di calcio e non ancora sofferto per amore, la leggerà in un certo modo rispetto alla ragazzina che è stata appena lasciata ed è quindi traumatizzata, perché magari sta vivendo per la prima volta il primo grande dolore da quel punto di vista. Di conseguenza, questo lo dico per tutti i detrattori che verranno a dire: non è possibile avere un consiglio. Voi non vi preoccupate, se lo ritrovate inutile, non lo ascoltate più. Però, se trovate, non so, interessante la tipologia di video, fatemelo sapere nei commenti, perché così possiamo fare anche questo e andare avanti. Cerchiamo di rispondere ai desideri di tutti, senza nulla togliere a nessuno, e il fatto che una cosa ci piaccia più di un'altra non ci mette nella condizione di chiedere che l'altra non sia fatta o di lamentarci perché magari l'altra serve a qualcun altro. Ed essendo tutti i servizi in più che il canale comunque dà, io direi che in realtà dovremmo essere solo che contenti. Anche perché la felicità di tutti, ecco, aumenta la felicità globale, quindi meglio fare un po' felici tutti che non tanto felici pochi. Questa sarà anche un po' la base della distribuzione del benessere, un po' a tutti. Comunque, andiamo a vedere il consiglio di oggi con 7 carte, di cui una già qui. Allora, la prima cosa di cui dovete tener conto rispetto alla situazione per cui state chiedendo e per la quale arriva il consiglio è quali siano le vostre effettive risorse in questo momento, cioè quelle concrete. Tipo, devo sentire una persona, ma io ho possibilità di contattarla? No, mi ha bloccato. O devo vedere il capo per proporre un progetto, ma lui è una persona che comunque mi ascolterà? Cioè, chiedetevi innanzitutto a livello di contesto, di risorse, di strumenti, cosa rema a vostro favore. Cioè, che cos'è che c'è alla base? La parte solida sulla quale voi poggiate e dalla quale potete poi prendere le mosse aggiungendo tutti i possibili, diciamo, elementi di correzione del tiro. Gli strumenti, questa concretezza di cui disponete, vi permette anche di focalizzare meglio l'obiettivo, quindi di darvi una prospettiva e anche di avere, poiché il contesto intorno apparentemente sembra abbastanza ostile e deserto, però anche sgombro, vi permette di dare uno sguardo, non dico a 360 gradi, però vi dà un'ampia visuale. Quindi potete già fare delle previsioni partendo da ciò che c'è. Inoltre, sappiate che il vostro desiderio è quello di poter agire in solitaria e di poter risolvere la questione che vi interessa e che vi sta dando preoccupazione o pensiero giorno per giorno attraverso il vostro lavoro. Lavoro inteso come devo raggiungere questo obiettivo giorno per giorno, so che il lasso di tempo di attesa comunque è di un tot di giorni e settimane, io giorno per giorno faccio quel passettino in più, senza però dare nell'occhio. Ecco, le carte dicono che qualcuno vi noterà. Qualcuno verrà a proporvi una strada, diciamo, veloce, una soluzione parallela e molto più sbrigativa. Vabbè. Una soluzione sbrigativa. Il fatto qual è? È che vi chiederà in cambio qualcosa che effettivamente, non corrisponde a ciò che vi viene offerto, cioè quel qualcosa che vi viene chiesto in cambio, fosse un favore, qualsiasi cosa, anche il fatto semplicemente di poter diventare ricattabili perché questa persona scoprirà cose di voi private che non dovrebbe sapere e lo farà in modo da prima destarvi fiducia e poi magari potervele ritorcere contro. Il prezzo è troppo alto, sinceramente. Le carte dicono di non cedere, di non lasciarvi convincere, ma di continuare con il vostro passo. Perché? Perché voi avete stabilito una strategia fatta di tante piccole tappe che è vero,
lasciano invariata la distanza tra voi e il risultato, cioè non vi aiutano a saltare dei punti, però vi garantiscono quella stabilità delle fondamenta che poi nessun vento può buttare giù. Quindi, sinceramente, in questo momento accettare, forse è già successo, il consiglio, l'osservazione, il fatto di essere anche ripresi su un certo tipo di pensiero, atteggiamento, desiderio da parte di queste persone esterne diventerebbe un ostacolo, ma non un ostacolo, verrebbe a rappresentare tanti ostacoli che in questo momento lungo il vostro cammino non ci sono. Quindi continuare in solitaria al momento è la soluzione migliore per portare a termine l'obiettivo. Cioè, per portare a casa, per portare a termine la missione e portare a casa l'obiettivo. Altra cosa, queste persone che vi vengono ad aiutare non lo fanno assolutamente fin dall'inizio con buone intenzioni, lo fanno più che altro per avere certezza di ciò che hanno già percepito su di voi e su questa situazione. Però lo vedete, quello che abbiamo detto è come se voi steste costruendo una torre con i mattoncini da terra. Il vostro obiettivo è questo. È normale che per arrivare qui, come quel giochetto dove tutto cade, i mattoncini vanno poggiati l'uno sull'altro. Quindi ci sono tanti step che non possono essere saltati. Perfetto. Loro vi vengono a dire: vedete, voi siete già su alcuni mattoncini, vi siete già sollevati un po' da terra, ma appena appena, cioè state costruendo questo tempio, cioè a voglia, e poi lo state anche rifinendo dentro alla lunga. Loro vengono con un altro progetto e non è il progetto giusto quello che vi propongono. Anche perché voi immaginatevi una cosa sola, no? Se loro vi cominciano a dire: sì, vabbè, però qua in mezzo, quando hai messo i due mattoncini fondamentali, lasciate i buchetti di fuori, che ti importa? Tu vai su, ci metterai meno tempo, raggiungerai prima la vetta, ci metterai meno mattoni, meno soldi, meno impegno, avrai la stessa cosa. E sì, però poi arriva il vento e quella struttura non è solida e quella struttura fa cadere se stessa e voi. Di conseguenza, non accettate il suo consiglio, cioè il consiglio di questo video è di non accettare i consigli degli altri. Anche perché, soprattutto se si tratta di una situazione di cuore, di sentimenti, d'amore, sinceramente il vostro obiettivo è raggiungibile, cioè non c'è proprio rischio che voi non riusciate ad ottenerlo e avrete grandi soddisfazioni. Il problema è che questi elementi nel mezzo sono ostacoli, non sono amici, non sono un aiuto, non sono qualcosa che arriva dal cielo casualmente per avvicinarvi al vostro amato o alla vostra amata, assolutamente. Guardate qui, cioè qui abbiamo una coppia, che sia in amore, che sia sul lavoro, che sia in amicizia, ideale. Voi dovete essere coriacei, testoni e andare avanti per la vostra strada costruendovi un altare solido di pietra. Anche perché nessuno vi potrà assolutamente, chiedere indietro qualcosa nella misura in cui nessuno sarà stato con voi artefice di questa impresa. Cioè, è tutta roba vostra, nel bene e nel male. Quindi a voi, l'onere della spesa e a voi l'onore poi dell'impresa allo stesso tempo. Quindi, mi raccomando, state allerta. Siate dei sovrani illuminati e utilizzate questa spada per recidere subito tutto ciò che vuole essere intorno a voi corda. Anche perché se non la impugnate voi quella spada, alla fine ve le troverete a mo' di ostacoli tutte intorno, queste spade. Decisi fin da subito e soprattutto non parlate del vostro progetto con nessuno, perché chi vi avvicina, prima ancora di voler sapere a livello tecnico cosa state facendo, vuole sapere a livello sentimentale quali sono le vostre, i vostri desideri, quali sono i vostri desideri. Non so perché, forse è un competitor. Non ne ho idea, però il consiglio a questo mi sembra abbastanza chiaro. Un bacio!